È la tarda primavera del 1918. Mancano pochi giorni al solstizio di giugno, ossia all'inizio della più decisiva battaglia combattuta dagli italiani durante la Grande Guerra. Dagli aeroporti allineati in prossimità del fronte, i nostri aeroplani vengono lanciati contro le postazioni nemiche attestate nel Veneto invaso. Ecco il Piave. Gli austriaci sono dall'altra parte del fiume. Vi sono giunti in 15 giorni di avanzata, seguita allo sfondamento di Caporetto dell'ottobre 1917. Ma qui, lungo le rive di questo fiume, come sull'altipiano di Asiago e sul massiccio del Grappa, la disperata resistenza dei combattenti italiani ha infranto l'offensiva nemica. Qui, gli austro-tedeschi sono stati obbligati a fermarsi. Ve li hanno costretti soprattutto i combattenti della prima e della quarta armata, che, rinforzati dalle giovanissime reclute del 99, hanno saputo cancellare con la loro eroica resistenza la triste pagina di Caporetto. Rievocando quei giorni del novembre-dicembre 1917, il maresciallo Caviglia ha scritto: «Se Caporetto mise in dubbio per gli alleati dell'intesa le sorti della guerra, la resistenza sulla linea Asiago, Grappa, Piave li rassicurò. Qui dunque fu decisa la sorte del conflitto. E ancora oggi, in queste località, dove 50 anni or sono si visse per lunghi mesi la guerra di prima linea, tutto ricorda quei gloriosi avvenimenti che segnarono il destino dell'Italia. Lapidi, cimeli, monumenti, semplici croci rievocano momenti o episodi della grande lotta combattuta mezzo secolo fa in difesa della patria. Da allora, questi luoghi tanto cari a tutti gli italiani sono meta dei pellegrinaggi degli anziani combattenti. Ecco un gruppo di reduci riuniti a Maserada. Si sono ritrovati dopo 50 anni. Rappresentano tutte le armi e tutte le classi che parteciparono alla Grande Guerra. Fra essi ci sono anche i gloriosi ragazzi del 99. Sono stati questi uomini a umiliare e a respingere qui, su questo fiume, le armate nemiche che puntavano baldanzosamente alla conquista della fertile pianura veneta, con lo sguardo rivolto a Venezia, Padova, Vicenza, Treviso. Ora i reduci rievocano quei giorni di guerra insieme ai mutilati, alle vedove, alle sorelle, alle figlie dei loro compagni caduti. Poi gettano una corona nelle acque del fiume e la seguono con lo sguardo mentre si perde verso le grave di Papadopoli, il luogo da dove prese le prime mosse l'attacco decisivo che avrebbe segnato la fine dell'impero austro-ungarico. A riguardarlo oggi, da tanta distanza, il 1918 ci appare soltanto come l'anno della vita. Un anno senza grandi problemi e ricco di trionfi esaltanti. In realtà non fu così. Fu invece un anno tragico e sconvolgente, che segnò una nuova strada per la storia del mondo. Soltanto pochi mesi prima, molte cose erano ancora regolate secondo concetti antiquati. Le solite potenze europee, governate più o meno dalle solite famiglie reali, stavano dissanguandosi in una guerra che appariva senza via d'uscita. Col 1918, invece, ci si affaccia su un panorama molto diverso. A Oriente,
la rivoluzione bolscevica sta creando una forma di società completamente nuova. A Occidente si assiste per la prima volta all'entrata sulla scena europea degli Stati Uniti, una nuova potenza capace di prevalere da sola su tutte le altre. Il 1918 è anche caratterizzato dalla comparsa di uomini nuovi. È l'anno di Wilson, presidente degli Stati Uniti. È l'anno di Lenin, capo della rivoluzione russa. Due personaggi che, ciascuno a suo modo, ripudiano la vecchia società e promettono agli uomini il regno di utopia, della libertà, della giustizia assoluta. Anche fra gli alleati dell'Italia, gli inglesi e i francesi, si nota un mutamento di prospettiva. Gli ideali democratici sembrano prendere nettamente il sopravvento sulle motivazioni nazionalistiche. L'appello ai popoli sulle trame segrete dei diplomatici. Il 1918 porta uomini e metodi nuovi anche sulla scena generale della guerra. Molti comandi militari vengono riformati secondo criteri più moderni e più efficienti. Tale evoluzione fu soprattutto marcata in Italia, dove la rotta di Caporetto aveva creato una situazione estremamente difficile per il nostro esercito. Alla fine del 1917, gli italiani, pur disponendo di sole 38 divisioni delle 65 che contavano prima dell'offensiva austro-tedesca, erano riusciti a costituire una linea di resistenza che formava un ampio semicerchio dal torrente Astico al mare. Era in gran parte quella linea del Piave che ancora nel 1914 veniva considerata la base di un'eventuale guerra difensiva contro l'Austria. Ora però la situazione era diversa. Nel novembre-dicembre 1917 questa linea aveva retto all'urto nemico solo grazie alla disperata resistenza dei nostri combattenti. Ma avrebbe resistito ad un nuovo attacco offensivo? Per gli austriaci non c'erano dubbi. Ecco infatti come in quei giorni il maresciallo Conrad sintetizzava al suo imperatore la posizione degli italiani. L'esercito italiano è ormai come un naufrago aggrappato al bordo della zattera. Basterà un colpo d'ascia sulle dita per farlo affogare. In realtà, questo bordo di zattera schernito dal Conrad, ossia il nuovo fronte, presentava dei notevoli vantaggi strategici per gli italiani. La linea difensiva partiva dalla Valle dell'Astico, passava sull'altipiano dei Sette Comuni, sul Col Moschin, sul Grappa, sul Monte Tomba, per poi scendere sul Piave, a monte del Ponte di Vidor, presso Pederobba, per scendere lungo il fiume fino a Cortellazzo e al mare. Ma se le nostre difese naturali erano salde, era ora necessario rinsaldare anche il morale dei nostri combattenti, duramente provato da 3 lunghi anni di guerra e da una disastrosa ritirata. La guerra finita prenderà il nome di San Marco. Intanto, l'arresto dell'offensiva nemica sugli altipiani ha permesso al nostro comando di inviare lungo tutta la linea del Piave le divisioni di riserva. L'arrivo di forze fresche e bene armate rende ancora più difficile il tentativo di sfondamento operato dagli austriaci. Per 4 giorni, il 15, il 16, il 17 e il 18 giugno, gli austriaci rinnovano i loro attacchi per ottenere uno sfondamento decisivo. Ma le loro teste di ponte rimangono isolate. Il tentativo di congiungerle fallisce. È chiaro ormai che non si ripeterà una nuova Caporetto. La linea italiana ha tenuto. Il nostro esercito difende il terreno palmo a palmo con tenacia. Contro questa resistenza si spegne di ora in ora l'impeto dell'offensiva austriaca. Da parte sua, l'aeronautica italiana gioca un ruolo di primaria importanza. I piloti sono continuamente in azione per colpire le retrovie, bombardare i ponti e impedire che giungano rinforzi ai reparti nemici che hanno superato il Piave. A
alcuni di essi caddero proprio perché erano a bassa quota, come il maggiore Baracca, che il 19 di giugno, colpito da un proiettile di un cecchino, cadde nei pressi dell'abbazia di Nervesa, nel punto stesso dove oggi sorge il piccolo tempietto che ne tramanda l'eroica memoria. Francesco Baracca era l'asso della nostra aviazione. Aveva abbattuto complessivamente 34 aeroplani. Durante la battaglia del Piave, egli è impegnato con la sua squadriglia nella zona del Montello. Per giorni non si concede un'ora di riposo. Rientra alla base solo per fare rifornimento. Poi, la sera del 19 giugno, dopo 5 giorni di continua battaglia, riparte per la sua ultima missione sul Montello. I suoi compagni della 91esima squadriglia lo vedono per l'ultima volta mentre si getta a mitragliare le linee nemiche. Proprio lì, nella nostra vicinanza, dalla nostra zona che noi difendevamo, il 44esimo artiglieria da campagna, proprio lì vicino è cascato, è stato abbattuto l'apparecchio di Francesco Baracca. Il generale Scaroni era compagno di squadriglia di Francesco Baracca. Il 19, tanto Baracca come io, eravamo con tanti altri 10, 20, 50, non so quanti erano, che si andava, si mitragliava, si ritornava al campo, si riempiva i nastri di pallottole, si ritornava a mitragliare, si ritornava al campo, perché di 100 apparecchi ne sono volati quel giorno per almeno 500, perché ciascuno faceva 3, 4, 5 azioni offensive. In una di queste qua, il 19, Baracca, che era anche lui sui 30-50 metri di quota, sparando sulle fanterie austriache che attraversavano il Montello, che arrivavano sul Montello, lui ha preso una pallotta in fronte ed è morto. Io l'ho preso una nell'ala e me la sono cavata abbastanza bene tornando a casa, insomma. Ma gli austriaci non riuscirono ad andare oltre. Chiusi in una fascia troppo stretta, col fiume alle spalle, sotto il tiro micidiale delle nostre artiglierie, erano anche in gravi difficoltà logistiche perché non potevano ricevere adeguati rifornimenti. Infatti il fiume in quei giorni si era anche ingrossato e distruggeva le passerelle. Intuita la crisi logistica e morale dell'avversario, il nostro comando supremo diede l'ordine della controffensiva che si sviluppò il giorno 19. Il giorno 20 la situazione era praticamente volta in nostro favore. Il 22 giugno il comando austriaco ordina la ritirata e le unità austriache ripassano lentamente il fiume. Il 23 giugno i nostri soldati occupano Nervesa. A sera non resta più un soldato austriaco sulla riva destra del Piave. È insomma la prima grande vittoria dell'intesa ed è significativo che essa sia dovuta alla tenacia degli italiani. Cavaliere Traverso, quando fu che il generale Diaz si rese conto di avere la vittoria in pugno? È il terzo giorno, quando ormai furono cacciati tutte le truppe di là dal Piave, allora ormai si è detto la battaglia è finita. Allora fu chiamato a Villa Italia, che era a Montegrotto, nei pressi di Abano. Noi avevamo una macchina che aveva uno strombo speciale che a 2 chilometri chiamava la strada, quindi appena sentito la tromba, si vede che hanno avvertito Sua Maestà, abbiamo trovato Sua Maestà sul cancello della villa. Appena sceso dall'automobile, si mise sulla tenti e disse: Maestà, l'Italia è salva. La battaglia del Piave è vinta. Il ricordo di Caporetto si sta dissolvendo. Quella battaglia, infatti, era stata caratterizzata da gravi incertezze circa lo schieramento delle fanterie e l'impiego delle artiglierie. Questa del Piave, invece, fu affrontata con uno schieramento ben predisposto in profondità, con una opportuna dislocazione di abbondanti riserve e con un perfetto impiego delle artiglierie. Pochi giorni dopo, la vittoriosa battaglia del Piave viene festeggiata con una grande parata militare, alla presenza del re, del capo del governo e dei comandanti militari. La guerra, però, non è finita. Gli austriaci continuano a tenere saldamente le terre italiane. Ma ormai lo sguardo dei nostri fanti, dei soldati italiani rinfrancati dalla vittoria, è già rivolto
al di là del Piave.